L'identaggiatura della scala di maggiore di due ottave. Le posizioni delle scale studiate si incrociano fra di loro dando luogo a scale di due ottave. Ad esempio, la scala che parte dalla seconda, con il secondo dito della sesta corda, si incrocia poi con quella della quarta corda, quarto dito. Infatti, in questo, Sol, Sol parte dalla seconda ottava. Il criterio è lo stesso, le tre posizioni per ogni tonica. Sol, Sol, Do, Do, La, La. Quindi partirà la prima posizione del La, la seconda posizione con il quarto dito del La. In verità avremo la tonica sulla sesta corda e le tre posizioni con il secondo dito, il primo dito e col quarto dito. Mentre dalla tonica sulla quinta corda solo due posizioni con il secondo dito e il quinto dito. Facciamo il primo esempio, posizione che parte con il secondo dito sulla sesta corda, scala di Sol. È finita la prima ottava e comincia la seconda con il 4. Posizione che parte con il primo dito sulla sesta corda.